776 nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, stabile il tasso di positività. La Sicilia con 142 nuovi contagi si conferma la regione con più nuovi casi nelle ultime 24 ore. La sigla sindacale FIALS Catania, insieme ai lavoratori, ha manifestato questa mattina a Catania in Piazza Università, ad essere denunciate le condizioni dei lavoratori del comparto sanitario, richiesto il riconoscimento delle somme dovute a chi abbia lavorato negli screening e nella campagna vaccinale. Continua il caldo record in Sicilia. I sindacati di CGIL, CISL e UIL chiedono un tavolo regionale per avviare interventi a tutela dei lavoratori che operano all'esterno. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'indagine che ha portato al sequestro preventivo di beni immobili e mobili in diverse città in Italia per 7,5 milioni di euro. Presentato ieri sera al Club Democratico di Adrano un progetto internazionale che vede impegnati vari studiosi in musei siciliani, effettuate ricerche anche in relazione ai reparti ossei preistorici conservati al Museo di Adrano. È Nicola Neri, 8 anni, l'angelo della volata 2021, difficilmente però spiccherà il volo il 3 agosto, probabile che la recita della poesia a San Nicolò venga recitata dal palchetto, così come avvenuto lo scorso anno. Buonasera e bentrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale, che apriamo con una notizia davvero triste. Infatti si è verificato un ulteriore naufragio che ha fatto registrare ben 7 vittime questa volta. E ovviamente, come al solito, il naufragio è avvenuto sul largo delle coste di Lampedusa. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano i migranti si sarebbe all'improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I soccorritori hanno recuperato 46 superstiti, 7, come diciamo prima, hanno perso la vita. Ma ci sarebbero ancora, stando alle testimonianze raccolte dai sopravvissuti, altri 9 dispersi. Sia i sopravvissuti che le salme sono già state riportate al molo di Favarolo, dove stanno per sbarcare. Sul posto c'è la polizia, che cercherà adesso di ricostruire la dinamica della tragedia. Cambiamo adesso argomento e passiamo al prossimo servizio. Ci occupiamo di quello che è il bollettino Covid, con gli aggiornamenti relativi appunto all'andamento della pandemia. Resta stabile allo 0,4% il tasso di positività. I nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono 776 su oltre 180.000 tamponi processati tra molecolari e rapidi. 24 i decessi, guariti invece sono stati oltre 3.000 e dunque gli attuali positivi diminuiscono di oltre 2.000 unità per un totale di 50.441. Continua ad abbassarsi la pressione sul sistema sanitario nazionale in terapia intensiva. Nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite ci sono 23 malati intubati in meno, per un totale di 247 malati gravi, mentre in area medica i posti letto in meno rispetto a ieri sono 106, per un totale di 1.593 ricoverati con i sintomi tipici dell'infezione. In Sicilia 142 nuovi contagi nelle ultime 24 ore su oltre 15.000 test effettuati, con un indice di positività dello 0,9%, l'isola al primo posto per contagi giornalieri in Italia. Tra i decessi, 335 guariti, gli attuali positivi diminuiscono di 196 unità e adesso nell'isola sono in tutto poco più di 4.000. 20 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri, 155, 7 in meno di ieri in degenza ordinaria, 30 i nuovi casi nella provincia di Catania, solo Messina è a quota zero nelle ultime 24 ore. Restiamo in tema di sanità, ma sicuramente cambiamo un pochettino il tiro della notizia. Infatti parliamo di proteste. La sigla sindacale del FIALS Catania, insieme ai suoi lavoratori, ha infatti manifestato questa mattina presso Piazza dell'Università, ad essere denunciate le condizioni dei lavoratori del comparto appunto sanitario. È stato richiesto il riconoscimento delle somme dovute a chi abbia lavorato negli screening e durante la
campagna vaccinale, vediamo i particolari nel servizio. Sul fronte sanità, così come preannunciato nei giorni scorsi, questa mattina a Catania in piazza Università si è tenuta una manifestazione di protesta da parte dei lavoratori del settore sanitario catanese e della sigla sindacale FIALS Catania. Ad essere denunciate, così come dichiarato, le condizioni di precariato asfissiante e la carenza di personale, oltre al mancato rinnovo contrattuale. Un comparto, quello sanitario, che nell'arco di questo periodo lungo e difficile in relazione all'emergenza sanitaria, si è ritrovato messo a dura prova. Oggi desideriamo raggiungere l'obiettivo di esserci un'unica voce, sindacato e lavoratori. Perché quello che le istituzioni debbono comprendere è che devono cambiare rotta e solo vedendo lavoratori e sindacato veramente uniti, io sono più che sicura che gran parte di questi obiettivi potrebbero essere raggiunti. Il problema è il precariato, gente che è stata assunta da un anno e mezzo e che ora rischia di rimanere senza lavoro e non mi sembra corretto usare il termine usa e getta. Il personale di ruolo che solo un alto senso etico professionale li ha spinti a rinunciare famiglia, figli e tutto ed è da un anno e mezzo che non percepiscono un centesimo per quanto riguarda le prestazioni aggiunte. Carenza di personale, ma di che parliamo? La carenza del personale è storica, è solo che la pandemia lo ha evidenziato in maniera drammatica. Pensate per un solo momento, nel momento in cui manderanno a casa sia infermieri, sia OSS, sia amministrativi, sia tecnici della prevenzione, quando parliamo di sanità dobbiamo parlare di tutti gli operatori. Che cosa rimarrà? Un grossissimo buco nella sanità. Ci vogliamo o no pensare all'utenza? Ci vogliamo o no pensare ai cittadini? L'assessore Razza ha fatto una promessa a tutti questi precariati e a tutti i precari che al momento giusto, che c'era un bando di concorso e c'era il momento opportuno per assumerli, dava qualche punteggio in più. Noi aspettiamo ancora la promessa, i ragazzi e tutti i lavoratori e tutti gli operatori sanitari aspettano questa promessa dell'assessore Razza che ha detto a inizio pandemia. In questo momento tutti i precari stanno coprendo solo l'ordinario, erano stati assunti per coprire lo straordinario, invece in questo momento si trovano a coprire lo straordinario. Io non oso pensare se vengono mandati a casa quante unità operative chiuderanno e quindi chi ci andrà, chi sarà ad andarci di mezzo? I nostri cari, gli assistiti. Il mio rammarico è, io parlo anche da coordinatore, come sapete tutti, coordino un reparto di pneumo Covid al San Marco, dove ho tantissimi e tantissime colleghi precari che hanno dato un contributo e continuano a dare un contributo straordinario sul piano tecnico, scientifico, umano, persone che veramente dall'inizio hanno combattuto questo dannato virus insieme a noi. Ed è veramente, dico sempre con tanto rammarico, pensare che questi elementi straordinariamente preparati il prima o poi finisce con la pacchettina sulle spalle e dire siete stati bravi ma non aggiova di più. Non è così. Io mi rivolgo alle istituzioni, abbiamo veramente delle risorse straordinarie, cerchiamo di tutelarli a questi giovani che hanno dato e continuano a dare l'anima per i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno in questo momento, così chiamati ricoverati, ma mi dà fastidio chiamarli ricoverati, ma che hanno bisogno di noi. Ancora notizie relative ai sindacati. CISL, CGIL e UIL chiedono alla Regione Siciliana degli interventi, questa volta non in merito al campo sanitario, ma a proposito dell'emergenza caldo esplosa in queste settimane. I sindacalisti chiedono degli interventi in favore dei lavoratori impegnati in attività esterne. Il caldo non dà tregua. Oggi e domani, a causa dell'ondata di caldo africano, le temperature massime in Sicilia raggiungeranno i 44-45 gradi. La provincia più calda sarà quella di Siracusa. Solo da venerdì le temperature dovrebbero cominciare ad abbassarsi, con i valori massimi che in Sicilia non supereranno i 36-37 gradi grazie ad un'aria più fresca di origine nord-atlantica.
Questo mix di aria calda e fredda potrà determinare comunque la formazione di temporali anche violenti. E il caldo torrido di questi giorni impone una rapida riflessione e un intervento immediato per tutelare i lavoratori siciliani e salvaguardare la salute di quelle categorie che per il tipo di attività svolta sono costrette a operare sotto il sole. Si parla dei braccianti agricoli, forestali, edili e gli addetti alla manutenzione delle strade, solo per citare le categorie più faticose, o dentro luoghi chiusi dove le temperature raggiunte sono molto elevate quanti operano all'interno delle serre. Dopo la morte di 3 braccianti agricoli in 2 giorni, avvenuta in Puglia, il dibattito sul vietare il lavoro nelle ore più calde è diventato di primo piano. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che impone il divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle ore 16, con efficacia immediata e fino al prossimo 31 di agosto. E in Sicilia come ci si sta muovendo? A chiedere interventi sono i rappresentanti sindacali confederali delle sigle di CGIL, CISL e UIL con le rispettive federazioni di categoria. Tutti insieme hanno chiesto un incontro agli assessori regionali al lavoro e alla salute per trovare insieme una soluzione. Diverse le ipotesi da valutare per scegliere quali azioni mettere in campo, dalla sospensione lavorativa nelle ore più calde, sulla scia di quanto attuato in Puglia, alla richiesta di attivazione della cassa integrazione ordinaria per arrivare ad un'anticipazione al mattino dell'attività. Quale sarà la soluzione finale non è ancora chiaro, l'importante è avviare un confronto rapido per tutelare la salute di chi lavora. Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobili e immobili per un totale di 7,5 milioni di euro in città sparse in tutta l'Italia. Ma vediamo i particolari del nostro servizio. Sequestro preventivo di beni per un valore di circa 7 milioni e mezzo di euro. Ad eseguirlo, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, sono stati gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania, con il provvedimento esteso in 3 regioni in Italia, Lombardia, Lazio e Sicilia, in 5 province, Brescia, Roma, Catania, Ragusa e Siracusa. Il provvedimento è stato emesso nei confronti dei commercialisti catanesi Antonio Paladino e Massimiliano Longo. Nel mirino delle forze dell'ordine sono finite abitazioni, negozi, magazzini, fondi rustici e terreni agricoli con i relativi fabbricati ed un'auto di lusso. In dettaglio, 9 abitazioni si trovano a Catania, 9 immobili destinati a negozi e magazzini sono stati sequestrati a Catania, Brescia e Roma, fondi rustici, terreni agricoli insieme ai relativi fabbricati ad uso abitativo sono a Carlentini e Ragusa e ancora è stata sequestrata un'automobile, una Jaguar, oltre a quote di partecipazione in 5 società con sede a Catania e disponibilità finanziarie su diversi conti correnti. Secondo quanto ricostruito dalle indagini degli uomini del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, i beni sequestrati erano stati acquistati da Paladino, presidente dell'associazione datoriale Confimed Italia, e da Longo dello studio FLA, utilizzando una parte dei profitti derivanti dall'aver promosso e organizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari che ha tra i partecipanti professionisti e legali rappresentanti di società con sede su tutto il territorio nazionale. Paladino, Longo e gli altri componenti dell'associazione commercializzavano modelli di evasione fiscale in base ai quali effettivi debiti tributari venivano compensati con inesistenti crediti erariali per un danno di 9 milioni e mezzo di euro. Il reato configurato è quello di indebita compensazione di debiti tributari, oltre al reato di truffa nei confronti degli imprenditori che avevano acquistato i crediti ignari della loro inesistenza e che per tale ragione sono stati costretti a corrispondere il dovuto all'erario dopo aver versato ingenti somme di denaro all'organizzazione. Ci spostiamo adesso ad Adrano e parliamo di cultura. È stato presentato infatti ieri presso il Club Democratico un progetto internazionale che vede impegnati vari studiosi in musei siciliani. Sono state effettuate delle ricerche anche in relazione ai reperti ossei preistorici conservati presso il Museo di Adrano, ma vediamo i particolari del servizio.
Salute e malattie nella Sicilia nel corso dei secoli, questo è il tema della conferenza che si è svolta ieri sera nella sede del Club Democratico di Adano, un interessante incontro che ha visto la partecipazione di esperti relatori come il paleopatologo dell'Università di Vilnius, Dadio Piombino Mascali, e l'antropologa dell'Università di Tartu, Alessandra Morrone. Presentato un progetto internazionale che vede impegnati i musei siciliani ricercatori fino al 18 luglio nello studio di scheletri archeologici con l'obiettivo di valutare la presenza di eventuali patologie le cui tracce sono rimaste nelle ossa. Ricerche anche al Museo di Adano. Professore Piombino, ci spiega di cosa si tratta? Sì, buonasera. Si tratta di un progetto che abbiamo messo a punto nel 2018 e che prevede lo studio delle collezioni osteologiche appartenenti alla regione siciliana e quindi conservate in vari musei o depositi delle soprintendenze dei parchi archeologici. Questi scheletri di fatto ci danno tantissime informazioni che possono riguardare lo stile di vita, che possono riguardare la presenza di traumi o alcune patologie, o addirittura possono essere una miniera di informazioni per quanto riguarda lo status nutrizionale dei soggetti attraverso uno studio di tipo biogeochimico fondamentalmente. Quindi stiamo inventariando e studiando tutti questi materiali al fine di avere contezza di cosa c'è nella nostra regione e poi procedere con uno studio più mirato da un punto di vista appunto isotopico, quindi chimico. Per cui abbiamo iniziato questa seconda mandata, diciamo, questa seconda stagione, questa missione, proprio col Museo di Adrano, che contiene dei materiali estremamente interessanti di epoca preistorica e storica, come i reperti di Grotta Pietralunga oppure i resti umani trovati in Contrada Sant'Alsio. Quindi al momento stiamo investigando tali reperti e contiamo di finire attorno alla fine di questa settimana. Professore, cambiando argomento, lei studia anche con le mummie e anche i corpi dei santi. È vero che aveva iniziato uno studio sul Sacro Teschio di San Nicolò Politi di Adano e poi si è interrotto e che spera adesso di recuperare, di riprendere? Sì, certamente. Avevamo ispezionato insieme al parroco questo prezioso reperto, questa reliquia, e poi a seguito di eventi avversi e tragici purtroppo non siamo potuti andare avanti in questa missione, però non è stato accantonato questo progetto, è semplicemente stato rinviato a data da destinarsi quando sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista logistico potremo continuare in questa impresa, che potrebbe apportare, diciamo, nuove conoscenze, perché sappiamo che questo santo così importante è conservato non solo ad Adrano ma anche ad Alcara Lisusi, quindi sarebbe molto interessante comparare il patrimonio diciamo catanese con quello messinese e vedere, insomma, se ci sono degli spunti interessanti dal punto di vista antropologico. Prima di passare al nostro ultimo servizio vi diamo un'altra breve notizia. Sono stati condannati a 15 anni ciascuno di carcere per tentato omicidio Benedetto Fici e Antonino Faraone, accusati di aver lanciato una bomba Molotov contro una coppia di fidanzati che si trovava in una tenda montata all'interno di un casolare nelle campagne della borgata palermitana di Ciaculli. Il fatto risale al 2017. Passiamo adesso al nostro ultimo servizio, siamo ancora su Adrano, è stato scelto infatti il bambino che sarà chiamato il prossimo agosto a incarnare l'angelo con la tradizionale volata. Si tratta di Nicola Neri, un bambino di 8 anni. Difficilmente però anche quest'anno appunto si potrà assistere a questo volo dell'angelo, molto probabilmente il 3 agosto infatti la tradizionale poesia verrà recitata dal palco proprio come è successo l'anno scorso.
E Nicola Neri, 8 anni, l'angelo della volata 2021, il piccolo Nicola, ha vinto il concorso con sorteggio finale che si è tenuto nella chiesa di San Nicolò Politi di Adrano. Difficilmente però il prossimo 3 agosto spiccherà il volo da Palazzo Bianchi. Infatti, a causa dell'emergenza sanitaria, anche quest'anno potrebbe essere annullata la tradizionale volata dell'angelo, con la poesia al santo patrono che dovrebbe essere recitata dal palchetto in Piazza Umberto, come avvenne già l'anno scorso. Il piccolo Nicola è arrivato in finale con Andrea Dell'Erbe e Nicolò Siflavia. Il sorteggio ha premiato Nicola, che ha pescato il bigliettino "Io sono l'angelo della volata 2021". Venerdì 2 luglio sarà presentato alla città in occasione dell'apertura del mese dedicato al santo patrono. Emozionati e felici i genitori Giusi e Angelo, devoto da 20 anni, e il nonno Nicola, devoto del santo patrono da oltre 40 anni. Con Nicola Neri, 8 anni, l'angelo della volata 2021, innanzitutto ti chiedo se sei contento per aver vinto questo concorso. Sì, sono contento. Ecco, ma hai scelto tu di partecipare a questo concorso o te lo hanno detto i tuoi genitori? L'ho scelto io di farlo. Ecco, quando hai pescato il bigliettino, l'angelo della volata, che emozione hai provato? Ero contento, ero emozionato per farlo. Ecco, tu giorno 3 speri di spiccare il volo da Palazzo Bianchi o di recitare la poesia sul palco? E di fare la volata. Ecco, a questo punto ce la reciti la poesia? Sì. Silenzio, popolo! Salve Nicola, i secoli ti chiameranno beato, immortal di gloria. In ciel sarà cantato a te, che forte e intrepido, con le armi della fe, il corser bastingolume dell'universo, al re. Nell'ora del pericolo, uniti a te saremo. Nel dì della discordia a te ci volgeremo, in questo dì solenne di amore e di vittoria gridiamo tutti uniti, viva, viva San Nicolò Politi! Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringrazio per aver scelto anche oggi la nostra informazione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Ovviamente potete rimanere sempre aggiornati seguendoci sulle nostre pagine social, quindi su Facebook, su Instagram e ci trovate anche su Telegram. Grazie e buona serata.